Una domanda, ha detto che i gas serra hanno una vita lunghissima, di migliaia di anni, Centinaia. centinaia di anni, ma nel caso che l'ipotesi tutte le emissioni di gas inquinati dell'uomo e i gas serra smettessero, quanto ci vorrebbe alla Terra per tornare a un livello naturale? Purtroppo ci vorrebbero molti anni perché appunto, il tempo di vita di questi gas nell'atmosfera è molto lungo, qui si parla di alcune centinaia di anni. E questo senza tenere conto di che ci possono essere degli effetti di reazione del sistema che potrebbero non essere reversibili, perché lo scioglimento dei ghiacci poi richiederebbe tempi ancora più lunghi per ristabilirsi quei ghiacciai che si sono sciolti magari che ci vedranno nei prossimi 100 anni. Quindi da una parte c'è il tempo di vita dei gas serra, che parla di qualche centinaio di anni per avere il recupero, e probabilmente c'è un altro ritardo perché si riassorbano tutte le cose che nel frattempo si sono alterate. E a questo proposito, per esempio, c'è l'altro caso dei cambiamenti al sistema Terra indotti dall'uomo, che è quello del buco dell'ozono, che è stato il primo evento in cui abbiamo preso coscienza che l'attività umana può introdurre un cambiamento a livello globale. In quel caso è cessata la produzione dei clorofluorometani che distruggevano l'ozono circa 30 anni fa, la concentrazione di questi gas nell'atmosfera comincia adesso a diminuire, l'ozono è ancora a livelli stazionari rispetto agli anni 80, quindi l'ozono continua a manifestarsi, il recupero era previsto intorno alla seconda metà di questo secolo, però potrebbe ritardare perché nel frattempo il ciclo delle temperature in Antartide si è spostato verso temperature più basse, per cui può darsi che il buco dell'ozono si protrarrà un po' più in là negli anni rispetto a quello che potrebbe essere il recupero naturale o il riassorbimento dei clorofluorometani. L'ozono è un esempio interessante perché è un caso in cui si è accertato che l'uomo ha causato il cambiamento, l'uomo ne ha preso coscienza, è intervenuto sulle cause e è stato raggiunto un accordo per interrompere la sorgente di distruzione, e lentamente stiamo osservando il recupero, che potrebbe verificarsi nell'ordine di circa un secolo.